Un bus carico di solidarietà e aiuti per il popolo ucraino organizzato da Autolinee Toscane. Il mezzo viaggerà per tutta la notte per raggiungere nel pomeriggio di martedì la città di Varsavia, in Polonia, dove è stato allestito il centro di prima accoglienza del popolo ucraino in fuga dai luoghi della guerra. Abbiamo raccolto da tutti i CAL, tra quello che hanno messo a disposizione direttamente i CRAL, prelevandole dalle proprie casse, e la raccolta fatta tra i propri associati, tra i colleghi lavoratori delle diverse aziende, intorno agli 11.000 euro. L'iniziativa, promossa dal circolo CRAL di Livorno, è stata pienamente sostenuta da tutti i circoli territoriali presenti nelle varie sedi aziendali, con una raccolta fondi tra le offerte dei dipendenti e di semplici cittadini. La cifra raccolta è stata raddoppiata dall'azienda. Generi alimentari e presidi medici di prima necessità vengono caricati sul bus e saranno consegnati a Varsavia in accordo con l'associazione Ucraina Più Milano APS, che opera localmente. Un'iniziativa che è nata proprio di pancia, ci siamo messi in moto subito, appena abbiamo visto sciane, mamme e figli che comunque scappavano dalla guerra, abbiamo detto facciamo qualcosa perché i mezzi di trasporto ce l'abbiamo. E tante sono le persone, i cittadini che si sono prestati proprio a donare un contributo, anche piccolo o grande che sia, non ha nessuna importanza, ma che ha fatto ciò che abbiamo acquistato, necessità, alimenti di prima necessità per un valore di circa 8.000 euro. Più 3.000 euro di farmaci, e in più abbiamo messo a disposizione dei soldi qualora per i profughi stessi, quando le lasceremo più alle guardie.